doppio pareggio per le squadre di testa della classifica, che lascia, inalterato in pratica il pareggio le posizioni appunto tra Vigor Lamezia e Palmese, con i 6 punti di vantaggio a favore dei lamettini. Doppio pareggio, dicevamo, la Vigor che pareggia contro il Ravagnese in trasferta, con il gol di Foderaro nel secondo tempo, che raggiunge per la seconda volta la squadra di casa, che era andata per 2 volte in vantaggio e per 2 volte è stata raggiunta appunto dalla capolista, mentre la Palmese non va al di là dello 0-0 contro la Delies. In testa alla classifica, nelle zone alte della classifica, perdono invece San Giorgio Ardore e Comprensorio Archi. Il San Giorgio perde con il Capo Vaticano per 2-1, è una partita complicata perché addirittura arriva all'89esimo con il gol di Russo, dopo che Secondi aveva pareggiato l'iniziale rigore di Baroni, sempre del Capo Vaticano. Però all'89esimo, come dicevamo, perde la partita. L'altra squadra sconfitta nella zona alta della classifica, l'Ardore, che perde nell'anticipo di sabato a Belito, e il Comprensorio Arca, terza squadra della zona alta, che perde con la Cinquefrontese, come per dire che le squadre di bassa classifica oggi hanno avuto un po' la meglio su quelle che lottano per i playoff. La Cinquefrontese con la vittoria si avvicina a 2 punti di distacco dal quinto posto, anche se questo quinto posto potrebbe non servire questa volta, perché la Palmese attualmente avrebbe 10 punti di vantaggio. Quinto posto che adesso è occupato anche dallo Sporting Catanzaro Lido del presidente Tarantino, che nell'anticipo sempre di sabato, sappiamo che lo Sporting gioca sempre le sue partite di sabato al federale, vince per 3-0 contro il Melicucco. E quindi parlavamo anche del fatto che le squadre di bassa classifica hanno avuto un po' la meglio con le squadre che sono in testa. Invece c'era uno scontro diretto tra l'Atletico Maida ed il Roccella, lo vince in trasferta il Roccella, che consente alla squadra regina di portarsi fuori dai play out, addirittura rispondendo alle vittorie di sabato di Merito ed Africo. Un Roccella che torna alla vittoria dopo tanto tempo e che adesso cerca di costruire la sua salvezza proprio nelle partite che contano.